Va bene ragazzi, io vado a prendere il gelato. Ah, no! Cosa hai fatto? Ho queste piccole zeppette e non sono abituata. Ma io ti devo sempre riprendere quando scendi le scale. Devi smetterla. Non cado sempre. Ciao a tutti. Lui è lui. E lei è Sofì. E benvenuti in un nuovo daily vlog. Ciao Gigi, buongiorno. Dov'è il mio regalo? Basta, basta con questa storia del regalo. Ti ho regalato già gli occhiali. Tieni i miei occhiali, basta. Comunque l'appuntamento era mezzogiorno, l'una. E vabbè, è un pochetto di ritardo. Di Sofì. No, no, colpa di lui. E Klaus, ciao, buongiorno. Il mio regalo? Yeah, yeah. Nini. No, basta regali. Perché vogliono tutti i regali da noi? Lo so. Stati in vacanza e noi no. Invidiosi. E qui c'è anche Zio Antonello. Ci siamo proprio tutti oggi. Yeah. A inizio una mega festa. Siamo tutti insieme appassionatamente perché questa sera dobbiamo cantare e abbiamo il nostro primo piccolo concertino. E siamo super emozionati e super tesi, non vediamo l'ora. Anche ieri siamo stati tutti insieme, mancava soltanto Klaus. Però siamo stati in barca, ci siamo divertiti un sacco. Spero tanto che non vi siate persi il vlog perché davvero è epico. Guardate un po' cosa è successo. Quando a un certo punto non ci potevamo credere, ma la barca non si accendeva più. Cioè abbiamo rischiato di rimanere bloccati in mezzo al mare. È stata una cosa folle, incredibile. Ovviamente ho vloggato tutto, quindi vai alla clip. Mayday, abbiamo un problema. Siamo rimasti bloccati qui in mezzo al niente. La barca sì, non accende. Capitano, che problema abbiamo? Non lo so, non è mai successa una cosa del genere. Capitano, uno scherzo. No. Ha detto che non è uno scherzo. No, ci facciamo venire a prendere, dai. Ma come ci facciamo venire a prendere? Ma da chi? Addio. Ma... così. No, vabbè. Sì. No, non ci... Antonello! Ciao, Focone. Lo sai che siamo rimasti bloccati, la nave non parte più? È partita! Si è accesa? Fa fumo. Sì. Fa fumo? Fumo? Andiamo a fuoco. Non andiamo a fuoco. Non si può incendiare qualcosa che è sull'acqua. No, assolutamente no. Mi sono buttati bruciato. Ok, falso allarme. Io già mi ero gasato. Ho detto inizia una nuova avventura. E invece va bene. Allora ripasso la linea ai miei controllori del futuro. Ciao. Grazie mille Luigi e Sofì dal passato per la linea. Zio Antonello, che succede se apriamo tutti i finestrini? Macchina gialla. Questo. Yeah. Poi li blocco pure. Ad Antonello non succede, i capelli non si scombinano. Proprio tu che te ridi. Infatti, guarda che dietro. Tu sei in mezzo, sono io quello che soffro. C'ho entrambi i finestrini. Guarda a me. Oh, ti vola. Ti sta volando via la barba. Non vi sento. Macchina gialla. Se volete prendere anche per le nostre nuove maglie, le maglie delle trote a strisce, dovete assolutamente correre su mecontrote.it/shop oppure link in descrizione. Sono bellissime, stanno bene con tutto, wow. Ma non è mai successo, mai. È Tudor. Sì, si scolla, ma se tu la macchina. La colla si scolla. Si è stancata. Mi è arrivando la macchina. Si è distrutta la macchina. Ti faccio male, Tudor. Si è staccato. È caduta la cappotta! Ma la colla si scolla, Anto. Cioè, Antonella, dovrei spendere un sacco di soldi per ripararla. Si è staccata la cappotta, non posso smettere di ridere. Premi il tasto di emergenza. No, ma dai! Ma usa pipì? Devo andare in bagno. Dai, pipì! Sì, facciamo pipì. Non preoccupate, ve la lascio tutto sull'autoclip. Dai, pausa bibi. Ah, qua c'è la crema caffè. Pausa gelato, pausa gelato, pausa gelato, zio Antonello. Tra poco lo ammazzo. La pazienza di zio Antonello. Va bene, ragazzi, io vado a prendere il gelato. Apri! Fermo! Fammi salire in macchina! Ragazzi, zio Antonello, per favore, mi potete aprire? Fermo, non lo fate passare. Non aprite la sbarra. Ragazzi, per favore. Sofì, ti prego. Ma cosa mi mandi baci? Non mi mandare baci, aprimi.
Vi odio. Vi odio. È stato un po' divertente. Ho rischiato la vita. Chi è sceso dalla macchina tu? E voi non dicevate niente. Io stavo andando a prendere i gelati. Ho detto no, no, fermati, fermati. Lui no, ma no. Lui insiste, è stata colpa sua. 5 minutes later. Io freno. Sì. E premo il clacson forte. No! 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 Buongiorno Klaus! Ma non ho dormito. Praticamente si è svegliato. No, raga, l'avevo sentito. Guardate qua. Oh raga! Oh raga, adesso urliamo. Quello ho sentito. Giuro che è il viaggio in macchina più pazzo che avevo mai fatto. Come noioso! Lasciamo il carrettino di zia Noelo e prendiamo il van. Navetta. Non è un van, è una navetta. Ma sei zia è una Noelo, navetta senza acqua. È una navetta. Male. Mi hai fatto uno scherzo cattivissimo. Io che ho fatto? Come che hai fatto? Mi lasciate in autostrada a piedi? Beh, è vero. Vi odio tutti. Questo è un momento importantissimo. Stiamo ancora aspettando che si calino le tenebre per iniziare il nostro concerto. E io sono qui che voglio sfidare zio Antonello. Voglio mettere alla prova la sua forza con un bel braccio di ferro. Dico solo che in un video passato io ho battuto lui. Oh! L'ha detto. Allora, perché allora se vinco non abbiamo più bisogno di zio Antonello. Mi difenderò da sola. 3, 2, 1. Ma che me è impazzita! Non mi vorrei uccidere il focone! Ho vinto! Sono la più forte del mondo! Team Trote, l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete una foto di Team Trote. Clicca il video di questa scoprire che sarebbe l'avventura di ieri. Ci vediamo domani con questa avventura. Ciao.